Siamo a Loro Piceno, nelle Marche, in questa splendida location immersa in un parco secolare e dietro di me i militanti e i parlamentari dei Fratelli d'Italia hanno simbolicamente indossato degli abiti da sposi. Abbiamo preso una torta, abbiamo allestito un matrimonio. Perché? Vogliamo accendere i riflettori su uno di quei settori che sono stati più colpiti dall'emergenza Covid e dei quali in assoluto la politica si è finora occupata di meno, che è esattamente il settore degli eventi, che è segnatamente il settore dei matrimoni. Nel periodo del lockdown e in questo periodo, perché ancora ovviamente ci sono mille dubbi sull'organizzare un evento come un matrimonio, anche adesso si stima che circa 80.000 matrimoni siano saltati. E si dice che, dice l'associazione di categoria, che circa 45.000 aziende che operano in questo settore siano oggi in estrema difficoltà per un volume d'affari di circa 14 miliardi di euro. Sono ovviamente aziende di ogni genere, ci sono le location, ci sono i catering, ci sono i ristoranti, ci sono gli atelier, i parrucchieri, i truccatori, i fotografi, i wedding planner, ci sono tantissime persone che rischiano il posto di lavoro. Qual è il punto? Il punto è che questo settore estremamente colpito è stato totalmente dimenticato. Quasi nessuno dei provvedimenti che il governo ha preso per aiutare le aziende dei settori in crisi riguarda segnatamente questo mondo. Allora ci sono due proposte molto semplici che ha formulato e formula Fratelli d'Italia. Primo, ed è una delle nostre principali proposte, riguarda tutte le aziende, unificazione degli anni fiscali 2019-2020, considerarli come un unico anno fiscale e far pagare le tasse a giugno del 2021, perché questo consente di compensare gli utili del 2019 con le perdite del 2020, consente di fatto di pagare tasse giuste in un tempo congruo, aiuterebbe anche le aziende di questo settore. E poi il tema degli aiuti a fondo perduto, che vengono calcolati sul fatturato del mese di aprile, ma per queste aziende che il grosso dei loro eventi li hanno nei mesi di maggio e di giugno, calcolare la perdita sul mese di aprile vuol dire non dare neanche un aiuto. Quindi noi chiediamo che il contributo a fondo perduto venga calcolato sulla media annuale. Sono due proposte semplici, le abbiamo formulate, finora non sono state accolte, speriamo si possa fare. Vogliamo rimettere in piedi questo settore e lo facciamo proprio con questa simbologia, perché alla fine il matrimonio è questo, il giorno in cui dici sì, è il giorno in cui ami e in cui speri, è il giorno in cui inizia un nuovo percorso, è esattamente quello che vogliamo anche per la nostra nazione.